Il Cerignola ha reagito, almeno dal punto di vista mentale, tornando ad esprimere un buon calcio, tornando a giocare con intensità e aggressività, ritrovando gli applausi del proprio pubblico. Contro il Taranto è mancato soltanto il gol, ma Ivantisci è soddisfatto di quanto visto in campo. I miei ragazzi sono stati in partita come avevo chiesto, hanno risposto bene sotto l'aspetto dell'atteggiamento mentale, quindi da parte di una grande risposta, sono contento di questo. Il tecnico gialloblu non fa troppi giri di parole, dicendosi anche rammaricato per una vittoria che secondo lui sarebbe stata meritata. Mi porto a casa questo e poi il punto, anche se ripeto, avrei sperato molto nella vittoria, perché credo che l'avremmo anche meritata, la meritavamo magari anche, la meritavano i ragazzi, la meritavano anche i tifosi e la società. La meticolosa fase di non possesso elaborata da Capuano ha avuto la meglio sul fraseggio prolungato di Tisci, nonostante quel rigore parato da Vannucchi abbia probabilmente fatto la differenza. L'Audace ha comunque mostrato buone trame, ma è forse mancato quel guizzo che in altre occasioni ha poi cambiato le cose. Leonetti ci ha provato senza fortuna, il tridente pesante nella ripresa, formato da Malcore, Vutai ed Andrea, non è bastato. Nuove soluzioni? Sarà Tisci a doverlo stabilire, adesso però testa la prestigiosa trasferta di Benevento.